Serafino. Buongiorno avvocatessa. Ancora non sono avvocatessa, sono la giovane di studio. O che cercava la Luana? Già, voleva Girello. Presto, ma è 2 ore che suono e non risponde nessuno. Ma sarà fuori per fare qualche impiccio. Ci credo, la sora Luana di impicci ce l'ha davvero parecchi fra le mani. E vorrà dire, glielo porto nel girone di ritorno. Buona! E non c'è nessuno dietro al banco? Santino! Santino! Un momento e vengo, sto a sciacquarmi le mani. Va bene, aspetto. L'amore è un tram che fila sereno. Buongiorno, sora avvocatessa. O dov'è Santino? A lavassele. Il che? Le mani, che se le doveva lavare. Bah, si poteva lavare anche le spalle con questo caldo, no? Santino! Eccomi, me l'asciugo! Ha sentito? Ora viene e se l'asciuga! Che è d'oggi il giornale? Almeno spero, l'ho comprato ora! Beata lei che lo legge! Sì, leggo! Io non ho avuto manco il tempo di comprarlo! Io il tempo l'avrei, ma se lei seguita a rompermi con gli omberi, il tempo passa! E non l'ho nemmeno aperto. L'uomo mascherato colpisce ancora. Oh, ha ammazzato un'altra donna. Era una di quelle. Ma per sbaglio poteva ammazzare anche una di quell'altra. Io ho di molta paura. Ma ci pensa se il mostro mi scambiasse per una bella di notte? E piglierebbe una fregatura a caso. Buongiorno. Che c'è? Oh, che c'è? E si parlava di quell'assassino. Sai quello che si mette la maschera bianca e gli aggredisce tutte le donne? Ma se l'aggredisse me? Se aggredisce te, il viso bianco lo fa mal dalla paura, anche senza mettersi la maschera. Ignorante tu sei, Santino. Di ansia ti ho portato panini e sono freschi, sai? Quelli sì, ma te sei tanto rafferma, sai? Ma come mai tu sei tanto scorbuto? Perché vorrei che tu mi stessi un po' più alla larga. Eppure tu lo sai che io ho intenzioni serie, no? Questa, caro Santino, è una richiesta di matrimonio, bella e buona. Chiamala bella e buona. E s'andrebbe tanto d'accordo, via Santino, dimmi di sì. No, no e no, o come te lo devo dire, io sto bene da solo, io sto bene nel mio bar, io aspetto l'amore. E io aspetto il mio cappuccino. Oh, ha visto? C'è sempre qualcuno che aspetta. Ora non glielo posso fare sulla buona testa perché ho la pressione della macchina abbassata. Non ci faccia caso, sa, perché lui la mattina ce l'ha sempre la pressione bassa. Perché la notte e va a fare caffè a domicilio. Io il caffè lo va a fare a domicilio, va bene? Sono avvocatessa, devo prendere un po' di latte fresco. Non sono avvocatessa, ma per favore va a prendermi il latte, così mi rinfresco un po' anche il gargarozzo. O guardiamo se mi riesce a dargli un'occhiatina per bene. O vediamo, sì? No, 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 lei non vede proprio niente, nulla. Va bene? Perché con tutte le sue chiacchiere, ma bello imbriato di mattina. Che ignorante te, come se avessi bisogno del suo giornale. Io le notizie e le do in anteprima. Mi chiamano il Gazzettino Toscano. Oh, te con tuo affè e tu ci devi stare parecchio attento a domicilio, Perché c'è un tranviere che turni di notte un le vuole più fa. Io t'avviso, gli è tinto di nero. Brava, fagli mettere un dito qui dentro, sì mio macchia. Una scusa, adesso la buona testa. Questa ha cominciato di mattina. Ora senza perché tirà fuori e ce l'ha col tranviere.
Già, ho sentito, l'argomento mi interessa perché ho parecchi conoscenti e amici nel settore dei trasporti. Dunque, che diceva suora Rosetta? E dicevo che un tranviere... Io non conosco, punti tranvieri. Tu lo conosci. E meglio di lui conosci la sua moglie. La cosa comincia a farsi di molto interessante. Oh, Battista, non vorrà mica dare retta a queste chiacchierone, eh? Uggioso! Eppure se tu fossi meno scontroso, io e te insieme si potrebbe fare una bella società. Bar, forno, Santino e Rosetta, la bottega perfetta. Quando sei mezzo te, di perfetto non c'è nulla. Ognorante, non pensaci, no? Via via, è meglio che vi lasci gli affari vostri. Arrivederci. Arrivederla, sono avvocatessa. E non sono avvocatessa. Oh, ma è zuccone a caso. Santino, che me lo fai un caffeino? Scendo. Ma che si domanda, un c'è che da chiedilo. Ma che avete sentito? Come si domanda, un c'è che da chiedilo. Io pagherei a sapere che c'ha quella più di me. Si guardi allo specchio, se ne renderà subito conto. Perché non si vuole? Si vuole. Ma la colazione la si fa in bottega, davanti al banco, non di dietro. Perché di dietro c'è la camera da letto di Santina. Grazie dell'informazione. Si vede che lei c'è bella stata. No, davvero. Noi prima lì ci s'aveva il forno. Quel negozio lo conosco come le mie tasche. Quella che non conosco invece è la camera di Santino, perché lì la Rosetta c'entrerà solo col velo bianco e l'anella al dito. Velo bianco? Ok, ancora il libac. Sì, e me ne vanto anche. Ci credo, ma chi vuole gliel'abbia mai chiesta? La mano. Senti, mela bellina, la sputa sentenze questa Befana. Che ha detto? Befana me? Sì, Befana, ma che crede non si sappia? L'ha beccato su tutti i tram, la dovrebbero far socia emerita del train. Violetta, che vuole che gli disfaccia la fisionomia? A me, eh? Sì, a lei, ma chi si crede adesso? Io sono la Rosetta. Sai, mi fa parecchia paura con questa faccia da mastino. Mastino a me? Guarda come parla! Ma siedi, che con la sciaffata gli levo questa pettinatura la brutta Otero. Che ignorante, era la bella Otero. Sì, quella lì sì, ma lei fa schifo. Non va a vedere che con mal rovescio ti smonto con questo naso che pare quello di Cyrano di Bergerac. E sai, stamani il diavolo un corpo mi ha detto bene, giusto il diavolo che ci vuole sta vicino a lei. Oh, donnine, basta, ma che credereste a casa vostra? E vi si sente per tutta la via, accidenti alle vostre corna. Eccoci, se qualcuno vincia le corna, proprio il suo marito! Oh, e se non si veda, sai, a bozza, se non abbozzi e ritiro fuori la storia dell'uomo nero. Oh no, quello no, eh! Guarda, è meglio che vada via subito! Senti, la fornaia è nero, meno male si voleva sposare in bianco. Così lo faceva in bianco e in nero. Santino, io vorrei il caffeino. Mellino, ha sentito? Il tuo marito è tinto male e siccome sta per tornare è meglio che tu rientri a casa. Però che nottata, so tutta rintronata. Io. Senti, ma mi levi una curiosità, ma che ci trovavi in quello che ci avevi prima? Il pizzicagnolo lì. Che ci trovavi? Il prosciutto, il salame, la linea fulminante. La spesa per tutta la settimana. Poi era bello, alto, giovane. Mammina, com'è tardi? Ha ragione, fra poco mio marito smonta. Pensa a me invece mi tocca montare. Non ti ci provare, se no ti cavo l'occhio. Oh, ma che ti figlia, Ma che sei gelosa? Ma ti pare che io possa fare un torto a una bambola come te, Io non posso fare a meno di te.
Tu c'è tutto doppio. Tu c'è due cosce, paiono due colonne. Tu c'è due occhi, due nasi, due... Santino, anch'io un po' sto fammelo di te. Anzi, il pensiero che ora quell'altro torna e magari vuole... No, quell'altro non deve voler. E se vuole, tu gli addicchi che ti fa male il capo. Tanto odia tutti. Lo sa che fo, appena torna, le spiattello ogni cosa sul muso. Ma che sei grulla? Oh, non si vuole mica andare lì dal marito e dirgli te sei ricco. Il marito deve essere l'ultimo a saperlo. Prima ci deve far caldo, poi quando sei allenato gli si dice ci vuole pazienza, bisogna sopportare. Va bene, via, sopporterò per te. Grazie. Ciao, a stasera. A stesso anno. Che le vuole due cornetti per suo marito? Ce l'ho caldi caldi! E saranno anche caldi, ma non sono neri! Toh, pigna e porta a casa! Ci ha voluto mettere in bocca, Ti è stata peggio del Pompeo! Perché ti dà noia? Vedi due che si amano, vedi due che si baciano. Se d'altra parte non ha mai baciato nessuno. Bugiardo! Ah già, l'uomo in nero, il seminarista che incontrasti quando andasti là in vacanza dalla tua zia in Vallombrosa. Poromo, con la strenza che faceva e gli facessi perdere la testa. E ma facessi che presto a ritrovarla, vai. Ma poi te, ma che sei una donna, te sei un parto sbagliato. Ma te che ne sai che cos'è il bacio, che cos'è l'amore? Ma lo sai la differenza che ci corre tra un bacio nuovo? No! Il bacio nasce dalla bocca. Sì, è il nuovo. Chiedilo a lui. Stupido, ignorante e zoppo. Belli di mamme, mentre sor Mansueto va su tra me. Mentre sor Mansueto va su tra me. Ci pensa la Luana, assaggia me. Senti che voce terminale. Oddio, poco seno, Di morto rinale, però. Buongiorno, Santino. Buongiorno, sono la professoressa. Il solito? Sì, grazie, Santino, ma fa veloce, caro, per piacere. Come sempre, come Speedy Gonzales. Ma lei si riposi un pochino, almeno quando fa colazione, sempre di corsa. Ma io non ho tempo, c'ho il lavoro. Essere la direttrice del collegio piangente, del bambino piangente e della madre addolorata, sai? Deve essere allegria buffa, vai. Ma poi lei è una donna sempre belloccia. Oh, ma sai che se non fossi sia austera, gli farei la corte? Ma smettila, sciocchino. Io non ho tempo, io penso altro che al lavoro. Per il resto, nella mia vita, sempre al lavoro ho pensato. Per il resto non ho tempo, guarda. Peccato però, butta via tutta questa salute. A proposito di salute, stamattina non mi sono svegliata con dei dolori, ma e saranno i primi acciacchi della vecchiaia. No, ma che dice? Ma sei sempre un fiore, via. No, già a quest'ora, lo vede, c'è anche il dottor Serafino, e gli vuole dare un'occhiata a lui. E dottore, ma che sei diventato tutto brullo? Oh, tranquillo, dottor Abra, va bene. Ti vai da professoressa, dai una bella visitata e poi si vede se si scioglie. E così smetti di andare sempre dietro a Luana. Lì ci sono io, gli sto convinto che dietro a quello sguardo di ghiaccio c'è un fuoco, Nini, ma un fuoco! Ma sarà, ma ho paura di rimediare, perché c'è fumi. Ma dove? La fortuna ha degli audaci. Oh, mi sono retta per questa volta. Buongiorno signora, che posso esserle utile? Sintomi, ma che sintomi ha? Ah, quelli ce la fai, c'ha due sintomi. Vede, dottore, io c'ho un'uggia qui. Ma alla lombata? No, ma che lombata, sereni questi. Sì, volevo dire reni. E poi? C'ho dei dolori qui sotto! Ah, li do nel soccoscio! E il melino! Mi faccia sentire il melino! Ma che razza di dottore è? E parla come un macellaro! Parla così, perché è blu su dalla gavetta, ma è fenomenale!
mi faccia vedere la lingua. Dottore, la lingua mi pare buona, vero? La lingua è il miglior boccone. Specialmente Sanistrato. Oh, belle, capito tutto. Lei, cara signora, ha un po' di mal di gola. Deve mangiare carne, sempre carne, tutti i giorni carne. L'importante è che non sia carne di vela congelata, tanto lo vede, cambia di colore. Poi gli darei una bella curettina per rinforzarsi lo schienale e il muscolo. Ma che dice? Sa, è un modo di esprimersi così come un altro. Ma, oh dottore, ma lo schienale, il muscolo, non ci vogliono ad opera paroloni. E allora vorrà dire che si tratta di artroscrite progressiva nonché radioattiva. Comunque dovrei controllare meglio una parte nel mio studio. Sì, senti, te m'ha finito e fammi passare da bischera. E se ho voglia di farmi tasta e so da chi andà, bellino. E te, senti, non sapevo che oltre a fare il barista e su facesse anche il ruffiano. Vergogna. Ma io le mando. No, è meglio che tu vada via, vai. Questo è capace di tirarci due manate a testa. Vai. Oh via signora, arrivedergliela. Scisi dal cambio, via la ciccia, arriva la trippa. Ecco, l'avevo detto io, altro è dottore. Ma che, se quello è il dottore, io sono Brigitte Bardot. Quello è Serafino, il garzone di Ettore il macellaio. Anzi, a dire il vero, da quanto è caro, bisognerebbe chiamarlo il macellato. Noi siamo come le tenebre, schiave di un mondo brutta, a me i piedi mi fanno un gran mal. Oi, 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 ho camminato un monte. Oh, santo cielo, una ragazza perduta. No, professoressa, quella non ha perso nessuno, anche perché bombardata come me, qualcuno era le topace di sicuro. Ciao, cara. Hai delle difficoltà, apriti pure con me. Sai, io sono la professoressa Anastasia Pigafetta, direttrice dell'istituto del bambino piangente e della madre addolorata. Ah sì? Piacere! Ma sa, volevo dirti, se un giorno tu decidessi di cambiare vita, da noi una minestra alta e un letto pulito dove giacere lo potrai sempre trovare. Sì, e quanto mi dareste? Ma per qualcosa, Ana. Oh, per giacere un codesto letto? Perché sa, carrozzata come sono, meno di 50 sacchi per giacere in un letto un lipiglio, No, insolente e scostumata, io ti volevo far cambiare vita. Ma la cambia piuttosto, ha una faccia a dolor di corpo, figlio. Noi invece, Santino, noi sì che siamo gente allegra, Le mie orecchie non vogliono più sentire simili oscenità. Perduta sei, perduta resterai. No, questo è stato bellettetto. E gliel'ho ben detto, qualcuno è nuova, c'è di sicuro. Io per primo. Buongiorno, Mary. Che se bene, di corvè? Devi essere alzata di molto presto stamattina. Ma veramente ancora a letto non ci sono stata? O meglio, a letto ci sono stata, ma di passaggio. Il tuo e deve essere un mestiere duro. Magari fosse sempre duro. E mi capitano certi clienti che per accontentarli. Come? Il mio è un lavoro psicologico. Devo trovare la trippa adatta per ogni cliente. Ad esempio, no? Esce il suo Arduino. Lui fa l'infermiere. La trippa e la vuole nella croce. Poi esce c'è la sora Sofronia. Lei fa la sarda. Onde te la vuole la trippa? Nella gala! E poi c'è la sora Olitta,
che fa la modista, lei invece e la piglia sempre nella cuffia. E poi ci sono giovanotti, loro la pigliano sempre nella matrice. E Frentini invece lo pigliano. Anche a me sono frasio e mi capitano certe richieste che non ne sto qui a dirgliele. No, non ce le dinnini, tanto ci si immaginano. Oh Santino, ma che ce le porti due caffè? Uno per me, uno per la Mary. Offro io, eh? No, agli amici lavoratori offre la Mary, eh? Per amor del cielo, se passa la buon costume, ma resta per sfruttamento. Sì. Ma dimmi un po', Santino, ma si è vista ancora la suora Frini o no? No, il super sergeant ancora non si è vista. E se va da piazza ancora qualche cavalla. Guarda che c'è! Pensavo fosse la sora fine io! Oh, ma è il sor Mansueto! Sono Cornettini! Buongiorno, eh! Buongiorno a tutti! Io e voi, c'ho da andare a aprire bottega! Arrivederci a tutti, Sono Cornettini, tanti saluti alla signora, Sì! E che il lavoro ti sia propizio, Ammene! A proposito della mia moglie, che si è vista ancora stamattina? No, la sua moglie non si è vista. No. E venne a pigliare latte ieri sera e poi sparì. Sì, dietro il banco del bar. E dietro il banco del bar c'era gente, non ho visto bene. Ma veramente a far colazione si va davanti al banco del bar? Ma non ci fa caso, sai, perché ho di dietro davanti qualcheduno dietro sempre. Davvero, entrano tutti, tutti sono diventati padroni. E entrano, fanno il caffè, mettono 100 lire e poi vanno via. Ma insomma, la mia moglie, si è vista o non si è vista? Non si è vista. Allora, se ancora non si è vista, si vede non si sarà svegliata, via. Poverina, era tanto stanca ieri sera. Sarà più stanca stamattina, vedrai. Ma non si sarà mica stancata a dormire? No, e si è stancata a star sveglia. Ma non vorrei che si sentisse male, però. Sì, e per codesto è stata ma bene. Sicuro, è stata di molto bene. E io avrei sapere, siamo come usce bottega, perché se stava male si sentiva. Invece non si è sentito. Si è sentito. E che avete sentito? Il terremoto. Non ha sentito. Un terremoto è partito da Carrara, è passato da Firenze e poi è arrivato a Viareggio. Era un terremoto balneare. Te l'ha sentito? Davvero quanta paura! Ora la Miluana in casa tutta sola col terremoto, ma che l'avrà sentito? Mio Dio! L'ha sentito, sì! Mio Dio l'ha sentito più di tutti e mi ballava tutto il letto! Anche a me mi ballava tutto il letto. Io c'ho letto le palle di ferro sbattuto e ballava tutte le palle del muro. A te invece ti ballava il letto. Ma a me mi ballavano tutti, guarda! E a te invece ti ballava il letto. Non mi ballava niente! Ma che è questo puzzo? Ma che c'è? Qualche cosa e brucia? Che mi bruciano! Corra, se no li si bruciano, Oh babbo, ma lo senti, è puzzo! Babbo, e si brucia le corna! E Sara aveva una. La sua moglie al tempo era belloccia e si lettera a fa. Poi partorì Rosetta, e morì di paura. Donne, per chiacchierare e manderebbero a fuoco la casa. Anzi, il forno. Ma io scapolo sono e scapolo resto. Lo dica così, Sor Santino, perché il matrimonio è un sacramento. Sì, come l'olio santo, quando non c'è più il rimedio. Ma un dire eresie, D'altronde, ti potresti sposare con Rosetta, no? Con Rosetta? O che ho fatto di male? Niente, ma è un pezzo che ti gira intorno. È troppo, mi ha fatto venire un giramento, vedi? Io giudico un matrimonio, un processo penale. Quando due si sposano, prima vanno dal sindaco e poi dal priore. Dal sindaco
è la revisitoria del PM con la richiesta di condanna. O il sì di Benedetto davanti al prete e non c'è più nulla da fare. Quella è la sentenza del gasto. E il viaggio di nozze allora? Ah, buono quello! Quello è il trasporto del detenuto dal tribunale al carcere. E la prima notte di nozze? Quella invece è la condanna a lavori forzati. A volte tocca rimediare al danno che ha fatto un altro. Oh, ma ora c'è anche il divorzio, eh? Ma stai zitta, via, sconciosissima donna. Buongiorno a tutti! Anche allo comunicatore! Oh Mary, tu sapesse, c'ho buone notizie! Da domani arrivano rinforzi! Oh, tu vedessi che schianto! E si chiama Penelope! Oh, entra in servizio domani e viene da Roma! O sol mazzueto, o che la vuol fare una giratina nella capitale! Stia zitta, via! Ma ascolti, un faccia tanto il moralista, ma non se lo ricorda quando veniva in via dell'Amorino a fa la mezz'ora? È meglio che vada via perché non è tanto il caso, mi pare a me. È meglio che vada a sud da quella santa della mia moglie. Eh sì, ha ragione, davvero, è proprio una santa donna la sua moglie. Fa tante grazie la notte. Oi, oi, tesoro amorino, va un po' a riposarti, perché alle 4 c'hai un appuntamento a domicilio dal cavalier Segantini. Me lo dimentico, no? Oh, noi siamo come le lucciole, brilliamo. Quell'altra, io quando una delle mie bambine ritarda e sto subito un pensiero, d'altra parte è col mondo com'è, è una grossa responsabilità, ma forse è bella rientrata e io non ho vista, ma di certo, io invece oggi sono stata dal ragionier Mazzoni che glielo sa, quando si va da lui e ci vuole pazienza. Fentennava, e io mi ci sono anche addormentata. Prima mi sono messa a leggere un fotoromanzo, e poi se mi è presa una cascagine, e mi ci sono addormentata. Quando poi mi sono svegliata, e mi ha detto, lei mi ha fatto sognare. Chissà come sarà stato contento, spero, per lui. Sì? E poi dopo mi ha detto che sono stato bravo. Oh, poretto, chissà come sarà stato felice. Poretto. Povero ragioniere. Oh, quando era giovane, faceva e lo conoscevo, lo chiamavano tutti Pennello d'Oro, faceva certi panorami. Ora invece fa solo nature morte. Ma spero che tu ci ha saputo fare, Te sei una professionista seria, Ah, io ne discuto, Serafrine. Sì. Però è un po' passatotta, Bisognerebbe rinnovare un po' il parco macchine. E che vorresti dire, bellino, che sono da mandare a spascia carrozze? Vieni qua, tocca. Questo è marmo di Carrara, E questo invece è vetro di Murano. E questo qui è legno di Cantù. Sì, ma cos'esto è l'ardo della colonnata? No, bellino! Ma che vado, ma rovesci? Guarda, che io ho tutta roba a posto, Tutta roba conservata bene, come in un museo. Ah, sicurezza è vero, vai. Pare la mummia di Tutankhamon. Oh, deficiente, osti. Oh, Nina giù le mani, Perché se si lezza, so lezzo anch'io, Tanto aspetto altro qualcuno per le tia. Ha detto bene, sì, perché te di pelletti e ce ne devi avere parecchi.
Via, io e boh. Sora Frine, io mi rimetto in movimento. Oh, via, bambolina, riposati un pochino, eh. Non si preoccupi, tanto almeno questo e mi ci schiaccio un pisolino e via. Buona! Parecchi, ma parecchi anni fa. E non doveva essere male, via. Perché una conosciuta sei a tempi. È vero, via, ma lei era roba da via dell'Amorino. Sì, è vischero. Prima ero da Madame Saffè. Ma... pensa, ero così brava che un cliente mi morì fra le mani. Morì? Come morì? Un colpo, un collasso. Sì, sì, capita, capita. Ma lei andò a capitare. Era una professionista, era una mestierante. Non si accorse che l'omino e si lava il laghetto. No. Gli ansimava e io credevo che fosse arrivato. Invece era partito. Ah, che bella morte. Però quell'incidente sul lavoro mi costò la carriera, perché ne parlarono tutti i giornali. Poi, meno male, ci fu il rientro dall'Africa a delle truppe dell'Africa orientale e pensa, via militari. Tariffa ridotta. Oh, mi son fatta tutta la divisione cabinale. Sai, tanto erano uno. Quindi c'è anche il casco, eh? Oh, pensa, io sono l'unica decorata alla croce al merito. E ho capito, vai. Cavaliere di Gran Croce. Sì. Ma che bella ciccia fresca che c'ha, eh? E che bel sorriso. Oh, Santino, metta giù le mani, perché se no io metto il tassametro, eh? Un po' mi abbranciare per nulla, eh? Mamma mia, com'è sofisticata. Insomma, il suo mansueto veniva all'anghe dell'Amorino, eh? Oh. Senti, senti, tutto per benino. Uno faceva un uomo da mezz'ora. Ma che ha capito? Dopo mezz'ora io lo buttavo fuori, perché un quarto d'ora per spogliarsi, un altro quarto d'ora per rivestirsi, e allora... E allora gli faceva pagare lo strippetissimo, ben capito. Oh, io vado a fare una telefonata. Oh, sì, ma segni i cosi, li scatti, che non mi lasci gli olio con la tetti, eh. Oh, pagherò con gettoni, li ho fatti tanti io di gettoni. Oh, Santino, che si può avere un grappino? Ma, se vuoi l'avessi, ma te che fai, sempre con l'azione con la grappa? Beh, a me piace molto, eh. Ma, sai, una mia otti sorti. Voi, oh, mi prendi la grappa, vai. Anch'io ne avrei bisogno. Oia. La nottata con Luana, oh, e mi ha buttato proprio a terra, eh. Sì. Davvero, ragazzi, oh. Mi si sta dietro, andiamo. Tieni, salute. Allora, salute. Ma questa è la voce. Aiuto! Ma... assassino! Ma sembra anche a me. So tutto! So tutto, capito? So tutto! Beato lei, so tutto! So tutto! Beato lei, so tutto, non so nulla. Ma che sa? La mia moglie mi ha confessato, c'ho un altro! Gli hai detto il nome? No, non ha fatto a tempo! Perché l'ho ammazzata! Meno male! Come meno male? No, e volevo dire meno male, meno bene, insomma come ti pare? E volevo ammazzarmi anch'io! Ma vai, così si fa tutto! Aiuto! Che da, sa un nuovo vivo, che c'è in mezzo anch'io. Ah, il mostro! Il mostro! E di Sabellina lei? È appena 3 mesi che quel tuo Romeo è morto e quei due già fanno vita in comune.
No, sta a Palazzo Vecchio, Ma sta a Pito. Stanno insieme, vivono insieme. In comune. Certo, te ci sei rimasta male. Speravi tanto da calappiare Santino e di preparare una bella torta nuziale. E invece ti tocca buttare giù bocconi amari. Tu ci ha proprio dato. Ha proprio ragione. Ma il combattimento è solo all'inizio, Siamo solo al primo round. Io vigilo. Vigilo e riferisco. La riferisce? E a chi? A chi mi pare? Oh, sora Rosetta, o che si è messa a fare la confidente della questura? Lei pensi alla sua trippa, osti. Allora, bambine, visto che ancora oggi non ho letto il giornale, ma che si possono sapere ultime notizie? Insomma, il morto, che è morto o è morto vivo, eh? Oh, che ignorante, che quel pueromo è morto, gli è chiaro. Hanno trovato la giacca sulla spalletta dell'arno. E dentro c'era un biglietto con su scritto: ho ingerito 30 grammi d'arsenio. Mi getterò nell'arno e perirò per dispiaceri amorosi. Insomma, gli aveva scoperta la becco. Poro. Però a me c'è qualcosa che non mi convince. L'ultima frase della lettera. Scritta a belle lettere con la penna stilografica. Ma quale frase? Da 3 mesi riceverete istruzioni. Ma quale istruzioni le vuole da un morto? Via! A meno che non sia come nel film La morte in vacanza. La morte in vacanza? Sì, La morte in vacanza. È la storia di uno che muore in basù, si fa dare la licenza dal padre eterno e poi torna giù a sistemare tutte le sue cose. Volesse, ritorna giù a calappia due piccioncini per la gola e cric, e si è sentito ridire, Veramente gli spiriti hanno preso sempre la gente per piedi. Sì, e te ci pigli per le mele, io a codeste storie non ci vedo. Buongiorno a tutti. Guarda lì c'è. Buongiorno a tutti. Che avete fatto stamattina? La riunione del consiglio comunale? Che manca nessuno? O chi vi siete chiedati tutti? Avete fatto pissi pissi babau finora e tutto il tratto, Avete perso la favella? No, io non ho perso nulla! L'ha persa. La canna è morta egiziana, anche te è un bandigliolo. Sì, ora te le vengo a raccontare a te, Mira. Io ce l'ho fitto io, sì, Benigni. Sì, dimmi d'occhi, sai. Sotico, e pensare che ero venuto giù a portarti il solito panino con l'ampredotto caldo, capito? E non ho fame. Infilati in bocca a queste cimbardose. Seguitate a ciattolare, a parlare male di quell'altri, a tagliare fagna addosso. Che tanto io ormai ci ho fatto il caldo. Un vorrà mica dire a me il Santino, Lo so io che dico, vai. A me no, di sicuro. Sapesse come mi è simpatico. A me le piace tanto. A me punto. Che non te lo rammenti di quella volta che lo trovarono col coltello in mano perché si voleva difendere dal manico della Giustina, Che le guardie lo volevano portare alle murate? Fui io la prima a testimoniare che lei non c'entrava nulla. Oppure di quella volta che venne qui la buon costume per fargli chiudere il locale, fui io la prima a dire che quelle donnacce erano delle mie parenti che venivano da cavallo. Sì, e poi ci sarei anch'io. Ecco, proprio te che mi stai sui cavalli. Daretta, che fai finta di non capire? Ci so io a rammentarti che siamo al terzo mese. Poverina Santina, l'incinta di 3 mesi! Ma Santina, che ci ha avuto stomaco, Sì, e bisogna che sei te. Ma che ha capito il paio? Ma insomma, ma che ha capito o no? Nella lettera c'era scritto: m'ammazzo per dispiaceri amorosi. Fra 3 mesi riceverete istruzioni. Oggi della scadenza! Scusate, certo, la signora Luana Bonazzoni in Cornettini. Se cerca Luana, può l'aspettare qui. Questa è la sala d'aspetto rionale. Si fa tutto qui all'aperto. Discussioni, contratti matrimoniali, riunioni sportive, perfino battesimi e funerali. E appuntamenti amorosi. Sì, anche codesti, sai?
Sappiamo, sappiamo. Eh sì, si vede vai che voi siete ben informati. Però preferisco salire dalla signora. No, no, stia qui, è più fresco. No, come fai a ascoltare? Chi mi voleva? L'impresario delle pompe funebri. Felice della morte, maresciallo. Maresciallo? Io non ho fatto nulla, Ma io non cerco lei, cerco la signora Trombo... la signora Bonazzoni. La Bonazzoni so io! Si vede! Vogliamo salire? No, no, si può parlare anche qui. Non ho nulla da nascondere. C'ha ragione. La sora Bonazzoni è donna specchiata, non ha segreti per nessuno. Però, poi Boccalone, è bene che voi vi levate ritorno. Ciò, aria, smammare. Io rimango. No, no, è bene che tu vada via, vai. Ignorante e cafone, e io nel tuo bar non ci rimetto più piede. Meglio, tanto con te la rimai e puzzano. Madonnina dei sette dolori, fammi andare via perché se no mi comprometto. Vai. Guarda, ma... Oh! E voi che ci fate ancora qui? Smammare! E vo, ma il panino con l'ampredotta ufo non lo ricucchi! A qui davanti non mangi più a ufo te! Addio! Questa non me la faccio! Dunque, signora Luana Bonazzoni in cornettini... E lei? Ho capito! Si tratta di suo marito. Che l'avete trovato? Sì, ma lei non interessa. No, no, come mi interessa? Mi interessa e come? Insomma. Signora, sia forte. Questa mattina abbiamo trovato in Arno il cadavere di un uomo. Morto? Età 40-50. Corporatura... robusta, non seca legna. No, il legno lui non secava mai. Leggermente calvo. Ma se era pelato. Alcune protesi dentarie. Fuorino, gli era tutto da rifare. Conformazione cranica microcefala. Oh, maresciallo, non sarà mia un'offesa, eh? Aveva la testa piccola. Ma le corna c'ha la grossa, vai. Lungo poi. Allora mio marito! Vede, signora, come moglie dello scomparso Mansueto Cornettini, bisognerebbe che lei venisse con me all'obitorio per effettuare la ricognizione del cadavere. Ma capirà, dopo potrebbe anche non essere lui. Potrebbe magari ricordarsi di qualche segno particolare, che so, una cicatrice. Una cicatrice, sì. Sì, una cicatrice ce l'aveva alla gamba. Sì, alla gamba. Dunque, le gambe... Senta, le gambe sono... Due! Facile ricordarlo, perché c'aveva due sole. A volte, quando le incrociava, e non si ricordava più come stavano. Oh, ma insomma, mi lasci parlare. Maresciallo, vede, questa cicatrice... Non c'era verso di vedergli le gambe, perché era tanto timido, porino. Pensi che per venire a letto si metteva il camicione lungo. Però una volta, mentre si vestiva, mi è parso di vedergli una cicatrice alla gamba sinistra. Ci risulta inoltre un altro particolare, diciamo, intimo. Ora, io maresciallo non so che vuole intendere per intimo, però vede, a mio marito, durante la guerra, gli scoppiò una bomba fra i piedi e una scheggia lo colpì, ha capito dove? E gli portò via un pezzettino. Sì, insomma, un pezzetto. Un bel pezzo, diciamocela tutta. E c'è rimasto in frattaglio, insomma, via. Allora credo proprio che sia il caso
che lei venga con me per una ricognizione completa e circostanziata. Però le dico di prepararsi psicologicamente, perché lei lo capisce, non sarà uno spettacolo bello da vedere. Mansueto! Mansueto! Arriviamo! Arrivo! Certo però, poro Sor Mansueto, finire così. Senza neanche un pezzettino. Morire affogato, ma ci pensi o meglio è brutto? Quello era brutto dal vivo, figurati da morto. Io non ci posso manco credere che non ci sia più. Scusi, signora. Prego, signorina. Ma lei che è una parente? Quasi, siamo nati nel solito rione. E lei? Fratelli. Fratelli? Sì, fratelli d'Italia. Fratelli d'Italia? Ma non capisco. No, io volevo dire, sei amici, quasi miei fratelli, insomma. Diletto! Ma non capisco. Di latte, voleva dire di latte. No, perché sa, qui vicino c'è un lattaio e si poppavano tutti e due dal solito. Ma che dici? Maresciallo, vogliamo andare? Prego, signora, prego, si appoggi al mio braccio. Andiamo. No. Ma badate, sceneggiate, la si metta a fare. Ma Rosetta, che è successo? Che hanno ritrovato Mansueto? Sì, l'hanno ritrovato. Sta zitto che oggi parlo, eh? Io nemmeno, per me è come se non ci fosse. Allora, Rosetta, che l'hanno ritrovato? L'hanno ritrovato. Morto? L'hanno ritrovato, ma non è morto. È putrefatto. Capirai, 3 mesi sott'acqua. Oddio, se fosse stato 3 mesi sott'olio, si sarebbe conservato meglio. Gente. E si è visto un uomo che sembrava un carabiniere che portava via la Luana. O che hanno scoperto che lei è l'assassino. Bada, io lo dicevo, nei gialli l'assassino è sempre la moglie. Ma che ha capito, Mary? Ma che giallo, verde e rosso? Hanno ritrovato il cadavere. Ma come, morto? Abbastanza. E la Luana come moglie è andata a far riconoscimento. Ma non l'avete visto, vera ghingata? Oh, ma allora non siamo proprio sicuri che sia stato lui se la Luana è andata a fare riconoscimento. Siamo sicuri, per via del coso lì, del pezzetto. Sì, insomma, dice che gli mancava un pezzo. Ah, un pezzetto? E allora è proprio lui, eh? Io l'avrei a sapere, Sora Luana, una grande notizia. La Sora Luana non c'è, è all'obitorio. Morta stecchita? Ma che stecchita? E andava a fare il riconoscimento del cadavere del marito. Allora l'hanno ritrovato. Ma guarda che combinazione. Proprio oggi che scadevano i 3 mesi e l'avvocato ha aperto la lettera. Che lettera? Ovvia, prima non ve lo potevo dire, era un segreto d'ufficio. Ma voi dovete sapere che il giorno della scomparsa di Sor Mansueto all'avvocato gli arrivò una busta e dentro questa busta c'era un'altra busta. Ma che era il gioco delle buste con la rischia tutto? Non è un gioco! Oh, non ti arrabbi, sono avvocatessa! E non sono avvocatessa! Dentro la seconda busta c'era scritto da aprile a 3 mesi da oggi. E voi l'avete aperta? Sì, e lo sapete, c'era scritto. Se non ce lo dice, come si fa a saperlo? Ve lo dico io, non c'è problemi. Ho fatto anche la fotocopia. Ora ve la leggo. Ora ve la leggo. Urgente giurista. Io sottoscritto, Mansueto Cornettino, eccetera, eccetera, nel pieno delle mie facoltà, eccetera, eccetera. Oh, ma quest'uomo non l'ha fatto prima di ingerire, faccia, una massiccia dose di arsenio, eccetera, eccetera. Sì, questo l'ha fatto scrivere, eccetera, eccetera. Che ti vuole tanto star zitto? Ergo. Ora chi è quest'ergo? Io non lo conosco. Ergo vuol dire dunque, avanti. Ergo, mi lasci parlare. Lascio il mio terreno dell'impuneta
alla mia consorte Luana, eccetera, eccetera, purché entro un anno dalla mia morte si unisca al matrimonio con mio caro amico Santino. Altrimenti il terreno passerà alla mia amica di infanzia, Rosetta Filosofia, eccetera, eccetera. No, qui ce ne c'è sei troppo, Questo me lo doveva fare. La voluta, ottientela! Eccola! Allora, che era lui? Via, si faccia coraggio! Oh, facciamola mettere a sedere, via! Guardate com'è addolorata! Io non sono addolorato, datemi la seggiola, sennò asco! Secondo me sarebbe meglio portarla in casa, Almeno si riposa un po'. Io vo via, si è fatto tardi, corri, metti il barroncino. Oh, sora Luana, felicitazioni. No, volevo dire, di meglio seri. No, volevo dire, condoglianze, ecco. Tu gli hai di buon Natale! Grazie! Però come si agge male! Via, s'accompagni a casa! No, grazie! Voglio che l'accompagni Santino! No, mi importa! Via, fino alla cantonata! Oh via, fino alla cantonata, sì! Ma chi l'avrebbe mai detto, E si vede proprio che è affranta. A me queste cose mi demoralizzano. Voi non ci crederete, Ma a me mi è passata anche la voglia di lavorare. Oh, bambina, Non fa scherzi, Perché con tutte le partenze delle mogli che c'è stato stamani, per monti, per il mare, i mariti sono belli in cerca di consolarsi, il lavoro ci aspetta, cara bellina, andiamo! Sora Rosetta, arrivederci! Sor Santino, stia più allegro! Mi farò pizzicolino, via! Oh Mary, mi raccomando, un'andata sola delle volte tu avessi a incontrare il lupo cattivo. E si potrebbe fare la strada insieme? Oh, venga, sora Cipolletti. Magari se vuole salire da me, su, e c'ho un appuntamento col cavalier Frinzelli. Ascolti, lui è sempre in cerca di puledrine nuove. Venga, andiamo! Ma io devo dare la notizia alla sora Luana. No, gliela do io la notizia. Ma che mi volete levare questa soddisfazione? Va bene. Però, Santino, che fortuna. I quattrini, la donna, il terreno dell'impruneta. Che fortuna, lasciatelo dire, codesto è culo. La ragione la Cipolletti, proprio una gran fortuna. Te tu sei nato la amicia, ora anche il terreno dell'impruneta è anche passato zona residenziale, chissà quanto varrà. Dici? Dico! Senti, è zona residenziale, o quanto varrà? Mottami, mi interessi, Minimo da 100 a 150, milione più, milione meno. No, facciamo quello in più, vai, tanto costa nulla. Te tu fa bene, sai, perché io un ti potevo dare che il mio amore, un cuore e una capanna. Magari un male tolto con la panna. Il mio lavoro, però, la mia purezza. L'uomo vestito nero. Oh via, me lo di sempre, era buio, quello non conta. No, era buio, non si vedeva, ma si sentiva, vai. Oh via, Santino, ripensaci. Ci ho ben ripensato. Vedi, cara Rosetta, noi siamo stati ragazzi insieme, si è diviso tante merende, pane e marmellata. Oddio, sei di molto pane, io di molta marmellata.
Rosetta, Rosetta cara, ho deciso. Sposo l'impruneta. Volevo dire sposo Luana. Bene, buon frotti faccia. Auguri a figli maschi. Ha visto? Alla fine non è cattiva. E mi ha fatto anche gli auguri. Buonanotte. Sì, buonanotte. Ma questa tu me la fai. Ma che buona questa. È brutta e fatta male. L'altra invece è bella bombardata. Ciao padrini. Luana, Luana, ora mi va a fare una doccia. E mi rinfresco sopra e sotto. E poi stanotte c'è chi dorme in compagnia e chi un batte chiodo. Mezzanotte, è l'ora di fantasma. Santino, Santino, oh. Santino, oh. Ma che c'è lui? Bellino però, mi pare di essere dentro il film La voce della tempesta. Accidentati, tu mi ha fatto venire un coccolone. Che può bene vestito così. Accidenti, tu sempre vero. Allora, siamo d'accordo, eh? Appena sta per sortire, tu entri in azione. Vai. La notte è piccola per me, troppo piccolina. Eccolo, eccolo, ora sì. Luana, Luana, la notte è piccola per Luana. Accidenti, ha chiuso la porta, c'ho le chiavi in bottega. Prego, s'accomodi. Grazie. Ah! Ah! Il fantasma, il fantasma, il fantasma. Oddio, era lì, era lì, è lì. Oddio, oi. Santino, ma che ti senti male? Oh, fantasma, oi, l'infarto, oi. Luana, mi sa che stanotte rimane a bocca asciutta. Oi. Sarà Rosetta! Eccomi uggiosa, oh, che c'è? Volevo sapere se il Santino era tornato. Gli è tornato. O quando? Stamattina. O te, quello l'hanno voluto nemmeno al manicomio. O te che l'hai visto, che è molto sciupato. Oh, sciupato, non direi. Ma insomma, al manicomio che gli hanno detto? Esaurimento nervoso. Con visione di fantasmi. Oh, lo vedesti anche te, eh? Vedeva fantasmi da tutte le parti. E ti toccò scendere in piazzetta da quanto berciava. Davvero? E prese per fantasma anche me? Di molto di fuori non aveva dato, eh? Ora, io scherzo, eh? Ma se ci fosse per davvero e girasse per Rione? Ma chi? Il fantasma di San Marzello. E può essere, eh? Perché di queste notti che quel poromo era a manicomio, dalla camera della Luana si sentiva un certo mugoli. Chissà come si sarà sentita male. Ma sì, meglio! Quella stava va bene, ma te non ci abito niente! Mettiti a sedere, un racconto per te. In mancanza del barista,
festa. La vedova allegra e si faceva servir dal macellaio. Pensa a te. Sora Luana! Sora Luana! Ah, bomba! Oh, buongiorno Serafino, che vuole? Gli ho portato il muscolo! Non voleva fare lo spezzatino, che salgo? No! No! Oggi il muscolo a domicilio Laudo vuole! Giusto! Glielo dia in mano alla Rosetta, così me lo regge! Venga! Allora io vo via! Oggi? Sì, oggi a cacio e burro, eh! Come sarebbe a dire? Oggi è la van bianco! Vorrà dire farò come lei e tanto il van bianco, buona? Certo, la Luana non perde battuta, eh? Appena morto il marito, si è accalappiato Santino. Poi Santino si è ammalato e gli è arrivato Serafino. Ora gli mancherebbe un cherubino e poi il paradiso se l'è assicurato. Guarda chi c'è, buongiorno. Sì, buongiorno. Buongiorno Santino, come va? Va bene, grazie. Via, non so nervoso, sta calmo. Calmo? Non so calmo? Sì, porino, non vediamo è calmo. Oh, la seretta, anche se sono uscito dal manicomio e non so grullo. Oh, chi ha detto che grullo? Ti ha detto te che grullo? Io? Grullo a lui? No, di certo. Però certo. Uno che vede fantasmi da tutte le parti. Normale, uglie. E anche se mi vorrebbero far passare da grullo non so, ingrano la prima e parto. Che volete, qualche cosa? Io un caffè non lo piglierei. Il caffè non c'è. Allora non si piglierà. Ecco, pigliate un accidente, no, tutte e due, e andate via. Oh, bambina, vai, se no fa tardi anche a fare la spesa. Tanto poi ti racconto io. No, ma vieni anche te, vai, che mi fa ombra. Ma vai. Oh, Romo, me li è ridotto. Non mica io sono morto, eh? Vediamo che non mi riconosca. Sì, ma non c'è mezzo, vai! Non ti riconoscerebbe nemmeno a mamma. Vai giù di voi. Senti, è solo invalvolito con un altro scossone. Ma puro grazie, c'hai morto. Auguri! Grazie. Barman, camerieri, ma che c'è nessuno in questo bar, eh? Oh, eccomi! E ho voci, che mi fa male anche il capo. C'ho una mattinata stamattina, mi capitassi per le mani, ti dico io, eh? Ma scusi, che cosa sta guardando? Cosa guarda? No, nulla. C'è un bel papillon, sai, anzi mi è meglio. Ma che vuole, che cosa? Sì, vorrei del vin santo, sa, dell'Arima Christi. Bellino, e anche religioso. Senta, ma lei per caso, ma che c'aveva un fratello e abitava da queste parti? No, io guardi, sono figlio unico. Permette, mi presento. Armido Sparapiano. Piacere Santino Furbetti. Mamma mia che mano ghiaccia e c'ha. Sa, so sempre così. Come morti? Senta, ma lei vuole proprio il vin santo, eh? Sì, certamente. Io glielo porto. Oia. Sicché lei non c'è mai stato, è da queste parti? No, non sono di queste parti. Però ho intenzione di trasferirmi presto qui. Sa, mi sposo. No, non lo faccio, per carità. Vede, il matrimonio... Santino! Un momento, c'ho da parlare con cadavere.
No, no, non è lui, eh. Quello era pelato. Questo c'ha capelli brutti, eh. Insomma, si diceva, il matrimonio... Oh, Santino, ma la colazione è pronta, sì o no? Accidenta alle donne. La voluta o tientela. Che hai detto? Che hai detto? Niente. Niente? Perché? Ah! Ah! Il fantasma! Il fantasma! Luana! Luana, c'è il fantasma! Luana, Luana, fantasma! Luana! Ma che c'è? Il fantasma, il fantasma! Oh, ok, ricominci! Ci vedi? Guarda, è lì! La vedo, la vedo! È lì che legge il giornale! Perché io sono grullo! C'ho le trabecole, guarda! Oh beh, oh, questi e modi sono! Ho detto a quanto è che sei qui? Oh, come quanto ho letto? Anche chiesto il Vincenzo! No! Il Vincenzo me l'ha chiesto il fantasma! Oh, poverini! Allora non c'è rimedio, Santino, tu sei proprio grullo! Bonini, tu mi diventa pazzo prima del matrimonio, eh? Se no, addio all'impruneta! Oi. Era lì e mi ha chiesto il Vincenzo. Ha detto, guarda il Vincenzo! E io gliel'ho portato! Oioia! Questo è il bar Santino? Il bar è questo, ma Santino non c'è più. Morto? Sì, di paura. Vede, a me mi capitano certe cose. Me ne voglio raccontare una, guardi, giusto perché mi è simpatico. Vede, lui era lì, ma era morto. Perché io ero lì, ma ero vivo. Sto vivo. Quando lui era vivo, i capelli non ce l'aveva. E io so che lui era morto. E siccome c'aveva un fratello di passaggio, dice che si è visto. Tutto un tratto è arrivato il Vincenzo. Da solo? No, con la rimanisti. Lei dà i numeri. Dice, eh? Io pure si sa. Eppure era lì. Ma voi l'avete visto? E se no sto più l'altro io. Ma lasciamo perdere, vai. Così lasciamo perdere. Dunque, io avrei qui un appuntamento con la mia fidanzata. No, un no faccia. Un bel ragazzo come lei, un si sposi. Vede, il matrimonio... No, non mi interessa. Bravo, bravo, non gli deve interessare. Dicevo, la mia fidanzata abita da queste parti. Forse lei la conosce, la signorina Maria Angelica De Santis. No, io non ci ho manca nonica. È una studentessa e abita con una sua amica. Sa, non ha potuto ricevermi in casa. Capisce la morale. Capirai, Maria Angelica De Santis, non so se mi spiego. Pensi, sono 6 mesi che non ci vediamo. Ci siamo conosciuti quando ero militare a Bologna. Potrebbe servirmi un caffè. Che fallo qui da qui mentre aspetta? Sì, la ringrazio. Eppure era lì. Ma! Oh, Vittoriano! Maria Angelica! Oh, che è la studentessa! Oh, io piove! Oh, Vittoriano, tu sapessi da quanto ho aspettato questo momento. Anch'io capirai, 6 mesi senza vederci. Ma parlami di te, gli studi, come vanno gli studi? Tutto bene, tutti soddisfatti, 30 e lode, sono la più richiesta. Sì, in via Tornabuoni. Ma è quella tua amichetta che divide la camera con te, come si chiama? Frine, mi sembra. Sì, ma lei è fuori corso. Sì, ma parliamo del nostro amore piuttosto. No, ora no, più tardi. Ma se me la ordinate? Ma mi sono molti grulli. Proprio vero, quando un uomo insieme a una donna non capisci più nulla. Però ti devo dire che mi aspettavo un'accoglienza un po' più festosa. Capirai, come dice il proverbio, lontano dagli occhi, lontano dal cuore. Troppo amaro. Ma sono nemmeno assaggiato. Ebbene sì, allora guarda, se proprio lo vuoi sapere. Sì, in effetti amaro. Al solo pensiero di vederti io tremavo tutta. Ma è troppo dolce. Prima troppo amaro, poi troppo dolce. Ora gli occhi ora in muso, Diceva prego. No, nulla nulla, tanto io so grullo. Topolino! Topolina! Senti, ma parlavi se ti fa una domanda? Ma falla pure! Senti, ma io volevo sapere, ma è cambiato il tuo amore verso di me? No, è sempre lo stesso. Vedi,
io le vorrei riceverti su da me, però prima volevo sapere se ti ricordi bene la lezione. Se ti ricevo su nella mia cameretta, come deve essere il tuo comportamento nei miei confronti? Corretto, deve essere corretto. Ora le do un diretto, e mo' diretto a ferra di mensili. Andiamo a schizzare, ignoro via. Da vecchia bambina, hai finito di parlare con questo spirulino spiantato, eh? Oh! Patatrack! Scusi, ma lei chi è? Come chi sono? Io sono la Frine! La Frine? La Mary cliente? Oddio, credo di capire! No, 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 Vittoriano, aspetta, lasciati spiegare! No, fermati, non andare più avanti, eh! No, no, che si muove! Ora è freddo! Per forza, a farmi fare avanti indietro me l'ha fatto ghiacciare! Ora è freddo nell'anima mia, vergogna! Ebbene sì, per mantenermi gli studi ho fatto la vita, che è forse colpa mia se non ho soldi per mantenermi le tasse. Ma io vi amo, è quello che conta, no? Troppo comodo. Allora che fai? Che fai? Mi vuoi lasciare ora? Non lo vuoi più il mio amore? No, non lo voglio più, eh! No, diamine! Guarda come bene, sai! Dove sono capitato? Vittoriano! Oh, il caffè tu la bevi! Guardati, non è un bel rimedio te! E gli ha dato di batta al cervello del tutto, eh! Senti, ha picchiato un cliente, ha fatto scappare la Mary e ha rovesciato una tazza di caffè bollito addosso alla sora. Ma che ne sa lei, non c'era nemmeno! Io dalla finestra ho visto tutto, eh! Era mezz'ora che lo mandava avanti e indietro per un caffè. E prima era troppo amaro, poi era troppo dolce, poi ci voleva lo schizzo, poi non lo voleva più. Oh, ma che si pretende? Anche l'olio per frigge? Poverini, è bella e ringrullita anche lei, dargli ragione. Sì, poverina c'ha ragione, però state calmi, va via. Poderetta. Ma una non mi ha preso più grulla che me. Ok, beh, se due altre io. Chi pratica lo zoppo farà zoppicare. Che manate darei a quella lì? Ma guarda, levatemela dalle mani perché, perché l'ammazzo. Quella mi ha rovinato la vita, quella carogna. Ma io, sai, io la spezzo da un giorno o un altro, eh. Io la spezzo. Ciao, bellino. Santino, che ti senti male? Santino, porco diacchino, Santino! Il fantasma! Ma che uno fa il mischero? Sì, gli somiglia, ma nemmeno a lui. Mi dispiace contraddirvi, e invece sono proprio io, in carne ed ossa. Ma vivo o morto? Ma a me mi pare vivo, un po' andato a male. Toccate. Sono io, vedete? Sì. Carne ed ossa? Carne e ossa, eh? E pelle, ha visto? Ha visto, avevo ragione, ha visto? Il fantasma c'era, ma guardate anche il vinzato mi ha ordinato, Ma che è lì, sai? Te sei vestito da fantasma per farmi pigliare un coccolone, sai? Sì, preciso, proprio così. E lo scopo di questa buffonata? La vendetta! La vendetta? Sì, la vendetta! Se lor signori si vogliono accomodare si chiarisce tutto. Sì, fatemi accomodare, vai, che sono tutto rotto. Dunque, quando quella mattina lui scappò disperato pensando d'averla ammazzata, aveva deciso davvero di farla finita. E infatti riballarlo andai col mio dolore. E pace non trovare questo amore. Ma non ti sei buttato, sai? No, perché ci fu uno prima più svelto di lui. Ah, c'era coda, quella mattina. S'era levato la giacca, l'aveva attaccata alla spalletta dell'arno e s'era buttato di sotto. E fu la mia fortuna. E fu la mia disgrazia. Sì, perché mentre ero lì che mi stavo per buttare, arrivò Rosetta e mi disse che il sor Santino, se la, il mio Santino se la intendeva con la mia moglie. Che ti pareva ci pensasse lei? Oh, l'ho fatto per cercare
servito io, eh! Ah, mi ha servito benino, vai! Per quell'altro disgraziato non c'era più nulla da fare. Guardando la sua carta d'identità, seppi il mio nuovo nome, Armito Sparapiano. La fotografia un po' gli assomigliava, con qualche piccolo ritocco, eh? Insieme alla carta d'identità poi c'era un biglietto, scritto in stampatello. M'ammazzo per dispiaceri amorosi, che si faceva proprio al caso suo. Allora sono casi sua, via, gente. Io presi la lettera dalla tasca del morto e la misi nella tasca del vivo, che diventava così la tasca del morto, mentre la tasca del morto diventava la tasca del vivo. Sì, era tutto un gemente di tasca, capito? E chi l'ha preso in tasca? Ti pareva? Io poi a consigliargli di andare dall'avvocato e scrive la lettera. Testamento spirituale. Lascio il terreno dell'impruneta alla mia cara e fedele consorte Luana, a patto che entro un anno si sposi il mio amico Santino. Sì. Siccome che da informazioni ricevute risulti bello sposato a Catania, non ti può più risposare. Sì, però... Però c'è il divorzio, ma per divorziarci vuol 50. Altrimenti... Altrimenti... Altrimenti il terreno dell'impruneta passa alla qui presente Rosetta Filoncini. Ma... Sì, ma io... Che vuoi protestare? Vorresti protestare? Perché non si può protestare una tanto in Italia? No, di certo, voi altri dovete star zitti, perché se andate in giro a dire queste cose non vi ci crede nessuno. Voi altri siete due grulli. Te sei appena scappato dal manicomio e lei manca poco e ci va ora. Sì. Lo sa tutto il rione. Sì, noi siamo due grulli, però ti volevo dire... E ancora non ho finito. La signora deve sapere quanti reati c'ha sulla coscienza di fronte alla legge. Ma quali reati? Di molti. Primo, falso riconoscimento di cadavere a scopo di lucro. Vedi il terreno dell'impruneta. Secondo, truffa lo Stato, la pensione che la becca. E terzo, indizi atti a sviare le indagini della polizia, eccetera, eccetera, eccetera. Sai come fanno parlare? Ma dico, ci sarà un modo per dimostrare che lui non è lui? Un modo ci sarà. Allora ci avete preso proprio per due scemi. Perché non siete scemi voi? Non si vuole dimostrare niente. Il vero morto non aveva nessun parente. Punto e basta. Punto e virgola. Quindi lasciamo le cose come stanno. Io rimango Armito Sparapiano. Figliol di una trombettiera. È un'ora e mezzo che ci ho detto una cosa importante. Perché voi mi vorreste rigirare come una bistecca. Scusate, ma per divorziarci vuoi 5 anni, va bene, in base alla lettera non si becca nulla. Ma Mazzueto... Mazzueta che ci guadagna se il terreno dell'impruneta passa alla cara Rosetta? Allora non ci avete capito niente. E il terreno passa alla Rosetta, io me lo sposo. E quel che è mio è suo e resta tutto in famiglia, non è vero, coccolino? Corino, ugliene va bene una, oh. Te, come Mansueto Cornettini, sei morto. C'è testimoni, la lacrime. Io mi dovrei sposare entro l'anno. Ma te non ti può sposare perché ci vogliono 5 anni. Per divorziarci ci vuole 5 anni, l'anteso. E così. E ci hanno sistemato proprio per venire, sì. In base alla legge, cari miei, voi non potete neanche protestare. Che ve lo ricordate il detto che fa il diavolo fa le pentole, ma no coperchi? Ecco, udite, popolo di Fiorenza, dinanzi a voi c'è un uomo libero. Che? Non è possibile.
Ma per divorziare ci vuole 5 anni. È vero, per divorziarsi, ma per morire ci vuole 5 minuti. Oh, signori, io sono vedovo da 10 giorni. Sac? Oh, io sono vedovo. Lei è vedova, tra l'altro anche molto buona. Io la sposo e se intendessi farmi le corna, io le do un occhino, la butto nell'arno e torno vedovo un'altra volta. Te ti becchi la Fedoncini e mi becco l'imprunita e te tu cambi a panini, sai? Ma io vado in tribunale e ti denuncio tutti! No, no, tu non puoi, perché te, come mansueto cornettini, sei morto! A te non ti resta a sposarmi, via, giù! Ma ora! Te mi sposi! Te mi sposi e come se mi sposi! Ma io se è così, sa che può, racconto tutto, eh! No, tutto. No, tu non puoi, perché ho commesso per reati te in 3 mesi che il governo italiano in 50 anni. Primo, come mansueto cornettini, mancato omicidio della moglie, ovvero sia uxoricidio. Ma io! Sì, sta zitto. Secondo, lesioni gravi. Quarto, simulazione di reato, veri finti di suicidio. Oh, poi c'è un punto, vai. Furto pure aggravato di indumenti sulla spalletta dell'arno. Poi c'è falsificazione di carta d'identità, duplicazione di documenti, mascheramento con plastica facciale, parruccone. Ma che vuoi di più? A te 20 anni non ti leva nessuno. Tom, pigli e porta a casa. Ma questa è la congiura dei pazzi, ve lo dico io. No, Mangetino, questa è la congiura dei grulli. Oh, Sor Santino, qui mi pare buboli male, eh? E bubola! Oh, donnine, ma che bubola? Ma se c'è un sole spacca sassi. Piove. Fermi tutti. Hanno scoperto ogni osa. Ci risulta che da qualche giorno si aggira per il rione un certo Armido Sparapiano. Che l'avete visto? Armido Sparapiano? È lui! Vedo! Armido Sparapiano, anche detto il solista della carabina inceppata, perché quando fa le rapine non gli riesce mai di sparare nemmeno un colpo. Senti Bellino che era morto. E si è ascolto Bellino, vai. Te devi scontare 3 anni di prigione, eh? Mani in alto! Ma no, voi cretini, lui! Ha ragione, non noi cretini, di cretini ce n'è altro che uno, lui! È un anno e siamo sulle tue tracce, ma si può sapere dove ti eri cacciato, che non mi riesci nemmeno a mettere le mani. Lo so io dove sarà cacciato, era nascosto tra le cosce, tra le brioche della sora Rosetta, lei. Oh, ma io non sapevo mia... Oh. Silenzio, in nome della legge dichiaro un arresto anche lei. Ma a questo punto sai noi si fa? Si canta, eh? Si canta? No, voi non potete cantare, perché altrimenti vi tocca fischiare per 20 anni. Così invece massimo 3 siete fuori. Ma insomma, si può sapere cosa state dicendo? No, nulla. Vede maresciallo, la signora vorrebbe cantare, che è proibita cantare, no, è vero. No, perché la signora vorrebbe andare canzonissima. Rosa, la Rosetta, canta qualcosa per il maresciallo. Ma che canto? Canta! E che canto? Non mi viene in mente niente. Tu mi fai girar come fossi una bambola. No, non fa così. Sì che fa così. Sì, per parti bravo fa così. Per te fa... Tu mi fai girar come fossi una bombola. Una bombola? Sì, come quelle del gas. Prima o poi, boom, boom, scopperai. Morte! Come mai?
sono passati 3 anni. E sapete ha fatto? M'ha sposato. Amore, tesoro. Allora io vado, ho appuntamento con il cavaliere Fregoni al bottegone per la tournée Canora Brozzi per Isola Campi, Vado, Dobbiamo mettere appunto gli ultimi dettagli per la nostra partenza. Allora tesoro, io vado, A dopo. Ciao Coccolino, baci, baci. Santino! Santino! Che me lo fai un caffeino? Ma che si domanda? Un c'è che da chiedilo! Oh Santino! Ma la colazione ancora non me l'hai preparata! Oh, non posso! C'ho da fa! Fior di giunchille, le corna sono un po' come le foglie, le corna sono un po' come le foglie, chi ne fa tante dopo le raccoglie. Cogli la rosa e lascia stare la foglia. Piace al girello, alla ruana gli piace al girello, ora la sa contenta di un baccello. Togli la rosa e lascia star la foglia, ho tanta voglia di far l'amor con te. Fior di Susino, non ti fidar di me caro Santino, fedele sarò sempre a Manzuetino, anche se in verdi manca un pezzettino. Togli la rosa e lascia stare la voglia, ho tanta voglia di far l'amor con te. Fammi venire tutta la luna. Maurelia è di Gabriele Verzugoli, Anselmo e Vecchi Cornetti. Io vi presenterò come sempre i protagonisti di questa serata, spero che sia stato di vostro gradimento. Personaggio principale, Santino, interpretava Santino Fulghetti in modo allo stupafano. Che riesce a portare al fondo, quindi bravo, veramente mi vuole fatto. Poi una colonna chiaramente, Angela Sorriso, sposa dopo, poi vedremo comunque nel susseguirsi della serata. Poi abbiamo chiaramente un'altra colonna che interpretava Mansueto Cornettini, Guido Baldi. Guido Baldi è il grande ringraziato per tutto quello che fa per il paese, per le sue attività.
Guida è una persona insostituibile. Poi abbiamo Sara Cipriani, altra donna, interpretata a Milano. Poi abbiamo la veterana Daniela Fiacchi, che interpretava la Sara Cipriani. Cinzia, la ringraziamo Cinzia perché chiaramente per lei l'impegno è ancora maggiore venendo a provare da Monterone. E poi un grande applauso direi alla segretaria della Boati. Non è una boatista. Quasi stentavo a crederci, nel senso, ma pensavo di aver sbagliato. Devo dire che l'ha fatto con una naturalezza, con una naturalezza sempre. Come diceva il un applauso a voi. E poi abbiamo un altro esordio che però fa piacere perché è giovane, è stata veramente brava, Carlotta Manico. Poi ci sono io, io interpretavo le frasi, un po' strano, comunque mi sono sentito a mio agio, non ho dovuto né levarmi il grembio. Poi abbiamo il maresciallo, interpretato ringraziamo perché lui ci dà una mano anche nel parco ad allestire tutto. Quindi poi abbiamo naturalmente il grande Pellino, Andrea Mugliano, mi faceva la mano in questa occasione, il suo ruolo era azzeccato veramente, lui ha avuto solo azzeccato, sì. Con questo melino questa battuta del succo, veramente la sua parte. E poi dopo lui lo rivedremo anche successivamente nelle altre parti degli sketch. E poi abbiamo un altro esordio, Niccolò Marchi, lui si è molto attento negli studi e tutto, bisogna chiamarlo, dice io guarda c'è da qui a 10 minuti, se ne è cavata molto bene. E poi Elena Savelli, Anastasia. Anzi, insomma, di comunque anche lei giovanissima, brava, ci fa piacere. Concludiamo naturalmente con Daria, che è la regista. E poi vorrei chiamare Don Flavio, che è anche questo. Direi che diciamo Don Flavio, come noi Don Lorenzo, ha rappresentato insomma un valido per noi sessantenni, quasi ai nostri età, un valido, una persona che ci ha seguito nella nostra adolescenza. Credo che praticamente Don Flavio sia una parte del nostro progetto. Grazie davvero a questi amici che ci hanno fatto divertire questa giornata così bella. La giornata del giorno di Pasqua è proprio significativo, poi c'era anche uno che è risorto, no? Il buon Mansueto, che è dalla morte alla vita, un vestito di bianco, sì, c'era tutto, c'era proprio Pasquale, era come commedia. Grazie davvero a loro, grazie a tutti quelli che in questi tanti anni di commedie hanno rallegrato il giorno di Pasqua, e poi grazie al Circolo Culturale che ha cambiato nome ma prosegue nella sua attività. Grazie a voi che come sempre, per me questa è la prima volta, ma voi siete dell'Habitué e come sempre riempite la nostra sala e ci date la possibilità di fare tante attività e tante cose durante l'anno. Ora, lui ha detto come Don Lorenzo, non sono come Don Lorenzo, non posso essere come Don Lorenzo perché ho appena iniziato. E quindi, ecco, mi sento davvero tremare il sangue nelle vene quando si nomina Don Lorenzo per quello che ha fatto, per quello che è stato per tanti di noi.
Ecco, io non lo so, però io l'ho conosciuto come padre spirituale e penso che molti di voi ci siate anche cresciuti insieme. Davvero, grazie di cuore a tutti, buona serata e buona Pasqua ancora. Grazie, grazie. 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 Grazie.